Se risiedi in un altro comune italiano o in un paese estero e devi richiedere la residenza a Modena, oppure se vivi già a Modena e devi cambiare indirizzo di residenza, puoi fare la richiesta online tramite il sistema ResiWeb, che trovi sul sito www.comune.modena.it/anagrafe/residenza. Per fare la richiesta di residenza devi essere maggiorenne e puoi farla anche per i componenti del tuo nucleo familiare. Prima di iniziare assicurati di avere tutte le informazioni, i riferimenti esatti del nuovo indirizzo, i dati anagrafici e documenti di tutte le persone coinvolte, il numero della patente di guida. Fai attenzione, per muoverti in ResiWeb devi usare i tasti avanti, annulla tutto e ricomincia, torna indietro. Non usare le frecce avanti e indietro del browser, perché altrimenti esci dalla compilazione e perdi tutti i dati inseriti. Seleziona Nuova dichiarazione di residenza per il comune di Modena e clicca su Avanti. Seleziona la tua situazione, ad esempio se sei già residente nel comune di Modena e devi solo variare l'indirizzo, seleziona Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito del comune di Modena. Se invece sei residente all'estero o in un altro comune italiano o sei iscritto all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, AIRE, e vuoi effettuare un rimpatrio, seleziona l'opzione corrispondente e specifica da quale stato estero o da quale comune provieni. Compila i campi con i tuoi dati anagrafici. Se provieni dall'estero o da un altro comune italiano, specifica se in passato sei già stato residente a Modena. Devi indicare se sei in possesso di patenti di guida o proprietario di veicoli. Scrivi l'indirizzo dove vuoi trasferire la residenza. È necessario indicare il numero civico e l'interno. Scrivi l'indirizzo email per ottenere la ricevuta di invio della richiesta. Indica anche un recapito telefonico così, in caso di necessità, un operatore dell'ufficio anagrafe ti potrà contattare. Se sarai contattato sul tuo cellulare, comparirà un numero privato. Se ti trasferisci con altre persone, seleziona Sì e inserisci i relativi dati anagrafici. Se ti trasferisci da solo, seleziona No e Avanti. Specifica se nell'abitazione in cui ti trasferisci sono già residenti altre persone. Se sono presenti altre persone, riporti i loro dati e seleziona il tuo rapporto con essi. Se non ci sono vincoli, seleziona Nessun vincolo affettivo e in questo modo manterrai uno stato di famiglia autonomo rispetto agli altri residenti dell'alloggio. Se ci sono vincoli di parentela o affettivi, andrete a formare un unico stato di famiglia. Seleziona la tua situazione abitativa, ad esempio proprietario, intestatario di un contratto di locazione o di comodato, oppure ospite. Nel caso in cui sei ospite, specifica se sei ospite del proprietario dell'immobile oppure dell'intestatario del contratto. Nel riepilogo della domanda puoi verificare i dati inseriti. Ricordati di selezionare l'informativa sulla privacy e poi salvi e procedi con il caricamento dei documenti. Attenzione, la tua pratica non è ancora conclusa. Il codice che vedi, che inizia con le lettere AKRWN, è solo un identificativo della procedura e ti serve se vuoi fare l'invio della domanda e dei documenti in un altro momento. Per proseguire e concludere la richiesta, devi stampare la dichiarazione, apporre la tua firma e quella di tutti i componenti maggiorenni coinvolti e poi è necessario fare la scansione. Prepara anche la scansione del documento di identità e del codice fiscale fronte-retro di tutte le persone coinvolte. I cittadini dell'Unione Europea devono allegare anche i documenti indicati nell'allegato B. I cittadini fuori dall'Unione Europea devono invece allegare i documenti indicati nell'allegato A. Tutti i documenti devono essere esclusivamente in formato PDF oppure in formato JPEG. Carica la dichiarazione e gli altri documenti richiesti e invia la pratica cliccando su Inoltre la richiesta e i documenti. Riceverai un'email di conferma con il numero di protocollo e sarà la tua ricevuta di invio della pratica. Se invece vuoi completare la procedura in un altro momento, dovrai ripartire dalla pagina iniziale all'indirizzo www.comune.modena.it/anagrafe/residenza e inserire il codice identificativo della pratica.